Iscriviti al canale per un divertimento senza fine. Festa al campus. L'oroscopo dice che non sarò più popolare! Sicuramente sto già perdendo follower! Devo fare qualcosa! Andiamo, Lady, non prendere l'oroscopo troppo sul serio! Buongiorno, futuri talenti! Pronti a partecipare alle vostre lezioni preferite? Niente cellulari e niente feste serali! Non sono consentiti! Ho trovato! Darò una festa esagerata per riacquistare la mia popolarità! Stasera festa! Sì, festa! Tutti al campus mi adoreranno! Ciao, Daisy. Ciao, avete sentito Daisy? Della festa di Ciao. Stasera? Sì, non vedo l'ora di andarci. Ehi, Shaq, vieni anche tu alla festa. Oh, sì, la festa, non posso. Ho qualcosa di più importante da fare. Oggi voglio chiedere a Daisy di andare a prendere un gelato. Noi tre potremmo andarci insieme e poi magari potresti inventarti una scusa per lasciarci da soli. Beh, io preferirei andare alla festa. Ma... Ciao, Daisy! Ti va di andare a prendere un gelato insieme a me? Daisy, devi venire a cantare alla mia festa stasera! Ma... scusate, davvero non vedete l'ora di andare a quella festa noiosa? Noiosa? Oh! La mia festa? Non devi preoccuparti, Lady, puoi contare su di me! Andiamo, dobbiamo dirlo a tutti! E voi due non pensate nemmeno di venire! No! Aspetta un attimo, io volevo dire che... Oh, io volevo andarci! Una festa? Questa è la mia occasione. Farò in modo che la festa sia un disastro. Le tenebre domineranno! È ora di andare a letto. E ricordate, niente feste, non sono consentite. Io adesso mi siedo qui a sorvegliare. Andiamo, Shaq. Forse se chiedi scusa inviteranno anche noi. Che ci fate voi due qui? Non era una festa noiosa? Shaq ti vorrebbe dire una cosa. Shaq? Sì, penso ancora che sia una festa noiosa, però c'è Daisy e... Noiosa? Io... Sei solo invidioso della mia meravigliosa festa? Volevo soltanto chiederti scusa. Molto bene, allora finché non chiede scusa, lui non è invitato alla festa. Invidioso. Noi faremo la nostra festa, scommetto che sarà molto meglio della tua. Beh, staremo a vedere. Che cosa voleva, Shaq? Oh, niente. Pronti a divertirvi? Sì! Mi presti la macchina fotografica? Ma certo, ho anche il mio kit degli scherzi. Daisy, vuoi una foto? I ragazzi stanno facendo una mega festa! Perché non andiamo a dare un'occhiata? Non ci penso proprio! Nessuna festa può essere più divertente di questa! Connie, alza il volume! Diamo inizio alla festa! Sembrano buonissimi, Connie! Non so se mangiare quello al cioccolato o quello alla fragola! Questo qua! Penso che proverò a vivacizzare questa festa! Sorridete! Dite cheese! Balliamo! Facciamo festa, cantiamo! Non fermate il divertimento! Dreamy, hai visto che cosa hai fatto? Non sono stata io! Sono sicura che quello era uno scherzo di Crystal! Mio? Tranquille, non è successo niente di grave! Ci stavamo divertendo un mondo, ma tu hai mandato tutto all'aria! Ma non sono stata io! No, certo! Per favore, ragazze, state rovinando la festa! Vorresti dire che sono una bugiarda? Forse! Allora io vado all'altra festa! Crystal, no! Mi piace! Sta a vedere, arriveranno presto! Facciamo le luci da discoteca con la torcia! Che succede?
succede? Aggiustalo! Va bene, è facile. Oh, possiamo andare alla festa adesso? Aspetta, arriva qualcuno! Magari è Daisy! Andiamo! Oh, ecco dove eri finita! Dai, non essere arrabbiata! Sono sicura che Crystal voleva solo ravvivare la festa! Guarda! Sembra che qualcuno abbia messo un dolcetto nella tromba, quindi... non era uno scherzo di Crystal! Ora devo andare a cercarla! Crystal, mi dispiace, lo so che non sei stata tu. Guarda, qualcuno ha messo un dolcetto nella tromba. Qualcuno chi? Dobbiamo dirlo alle altre. Perché si è fermato tutto? Mi sento debole. Sta succedendo qualcosa. Ah! Ho trovato! Sveglierò Miss Collette che espellerà tutte dal campus per colpa della festa. Ehi, tu! Eh? Chiunque tu sia, potrai anche rovinare la nostra festa, ma non rovinerai la nostra amicizia. Oh? Non importa quello che accadrà, noi saremo sempre insieme. Quella luce! No! Vi assicuro che tornerò. Che cos'era esattamente quella luce? E chi era quella signora? Probabilmente quando abbiamo unito le forze, la potenza della nostra amicizia ha attivato il potere delle collane. Cosa? Non mi sono addormentata, non mi sono addormentata. Che state facendo? Noi le abbiamo portato un cuscino, così può stare seduta più comoda. Ah, d'accordo. Wow, ma guarda un po'. Sembra che alla fine tu ti stia divertendo. D'accordo, hai ragione. La tua festa è fantastica. Ehi, guarda! La festa è decisamente un successo! Il mio livello di popolarità è al 100%! Senti, Shaq, ti va di andare insieme a prenderci un gelato? Ups! La studentessa fantasma, parte 1. Avete sentito? Non abbiate paura. Buongiorno, umani! Tranquilli, cari studenti, era solo uno scherzo di Halloween. Miss Collette, ovviamente. Vi ricordo che la lezione di decorazioni di Halloween inizia fra poco. Ehi, che forza, muoviamoci, ragazze! Ogni coppia dovrà fare un costume di Halloween con la carta igienica. Dovrete usare la vostra fantasia, ma niente scherzi! Cosa vi ho appena detto? Ovviamente dobbiamo fare una mummia. Una mummia fatta con della carta igienica? Mi sembra un po' troppo scontato. Dobbiamo essere più originali. Il mostro delle nevi fa molta paura. Io preferisco una mummia dell'antico Egitto. È più esotica e per me è più spaventosa. Mostro! Mummia! Mostro! Mummia! Mostro! Chi sta litigando? È meglio la mia idea! È quello che credi tu! Oh, beh! Il vostro litigio mi fa ricordare una storia misteriosa che è successa al campus molti, molti anni or sono. La storia della studentessa fantasma! Faceva delle decorazioni impressionanti. Voleva sempre essere la migliore. Le sue zucche erano imbattibili, davvero perfette, e poteva fare meraviglie usando un pezzetto di carta e qualche palloncino. Lei lo sapeva. Si sentiva superiore e disprezzava gli altri. Non aveva amici, ma non le interessava perché lei era la migliore. Finché non arrivò il giorno della gara di decorazioni, lei era convinta di vincere con la sua ragnatela inquietante, ma accadde una cosa terribile che non si sarebbe mai aspettata. Il suo zaino con tutto il necessario scomparve misteriosamente. In preda all'ansia cercò di farsi prestare il materiale. Qualcuno può prestarmi un pezzetto di carta, per favore? Mi prestate le forbici? Ma nessuno voleva prestarle le sue cose, perché lei aveva sempre preso in giro tutti quanti. La poverina non ebbe mai più amici e così fu lasciata per sempre da sola. Da allora
La studentessa ritorna al campus nella notte di Halloween ogni anno dall'aldilà per chiedere aiuto a qualcuno per finire la sua spaventosa ragnatela gigante! Miss Collect, mi scusi, ma per quale motivo sta cercando di spaventarci la studentessa fantasma? A me non sembra così spaventosa. No, non fa paura per niente! Mi hai spaventata! Era soltanto uno scherzetto. Tempo scaduto. Ci vediamo al prossimo laboratorio? Quindi è così che funziona? La studentessa fantasma? Mi è appena venuta un'idea! Buono! I palloncini hanno cominciato a scoppiare, ho avuto paura! Ragazze, non l'avete capito? Quello che è appena successo è collegato alla storia che ci ha raccontato Miss Collect! Certo! La studentessa fantasma decorava le zucche e i palloncini come i vostri! E i materiali che sono scomparsi, in effetti, sono gli stessi che servivano a lei per finire la sua ragnatela gigantesca! Io comincio ad avere un po' paura. No, non devi, i fantasmi non esistono. Scommetto che è Miss Collect che cerca di farci uno scherzo. Tu lo pensi davvero? Sì, lo penso e lo dimostrerò. Miss Collect, abbiamo scoperto il suo piano malvagio. Il mio piano malvagio consiste nel classificare la mia collezione di 500 statuine di porcellana prima delle 6 di stasera. Sono pesanti e voi mi state facendo perdere tempo con le vostre accuse. Lei voleva farci uno scherzo con quella storia della studentessa fantasma. Come se non avessi niente di meglio da fare. Al momento sono troppo occupata. Lo dimostri. Ci dica dove è stata oggi più o meno fra le 10 e le 12. Mi sta dando ordini dalle 8 di stamattina e come ha urlato quando una statuina stava per cadermi. Sta attento! E voi, ragazzi, finito con l'interrogatorio? Andiamo, Narvi, muoviti! Allora chi ci ha fatto lo scherzo? La smetti, per favore, batti i denti così forte che non riesco a dormire. Cosa c'è che non va, Ella? Ho paura! E se arriva la studentessa fantasma? Sono io! Non riuscivo a dormire. Non ci riesce nemmeno lei, ha troppa paura. Il buio sta calando e vedrai le ombre della notte, scoprirai e sentirai la loro malvagità. Ciao fantasma, sei buono o no? Se ci avviciniamo un po' paura avrò, perché sei qui. L'ora della studentessa fantasma. Prima Ella batteva i denti e ora c'è questo rumore. È impossibile dormire. Non posso crederci, non posso crederci! Il fantasma è sotto il mio letto! Il fantasma! Fantasma? Saranno solo degli effetti speciali. Connie ha ragione. Che cos'è quell'ombra? La studentessa fantasma! Il letto tremava! Le cose volavano! C'erano ragnatele! Stavo per farmela addosso! Aspettate! Manca qualcuno! Dov'è Ella? Continua! La studentessa fantasma, parte 2. Ella! Ella! Sono le ragazze! Aiuto! La studentessa fantasma!
aveva ragione! La studentessa fantasma è venuta a prendere una di noi! Non lo so, a me sembra tutto così strano! Avete sentito anche voi? Nei film dell'orrore, i fantasmi catturano sempre i protagonisti e li trascinano nel bosco! È vero! Forse anche la studentessa fantasma ha portato Ella nel bosco! Ok, ecco qual è il piano. Alcune andranno nel bosco, le altre resteranno al dormitorio. Ma non sarebbe meglio rimanere unite? Nei film dell'orrore succede sempre qualcosa di brutto quando i protagonisti si dividono. No, assolutamente no! È un'ottima idea! Troveremo Ella più in fretta se ci dividiamo. E poi i fantasmi non esistono e io lo dimostrerò. Daisy, tu vieni con me. Oh, no, 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 no! Non ho intenzione di tornare in quella stanza. Oh. Ehi, Lady, su, vieni con me. Andiamo nel bosco, ragazze. Dobbiamo trovare Ella. Hai ragione, però il fatto è che... abbiamo tanta paura. State calme, ho il rimedio perfetto. Ciao fantasma, sei buono o no? Se ci avviciniamo un po' paura avrò. Hai ragione, Daisy, la musica aiuta molto. Ah, lo so, le mie canzoni hanno un effetto calmante. Jenna, che succede? Stai bene? Quando sono nervosa batto sempre i denti. È molto strano. Sembra che qui non ci sia nessuno. A quanto pare Ella non è nel bosco. Aiuto! Qualcuno accenda la luce, per favore! Ella! Ella, sei qui? Ragazze, finalmente! Ah! È la studentessa fantasma! Vuole uscire dall'armadio! Ragazze! Aspetta un momento. Se è un fantasma, per quale motivo non attraversa semplicemente l'anta? Ella! Oh, ragazze! Eri qui dentro! Tre fuori gioco! Ora tocca alle altre! Dolcetto o scherzetto? Ehi, che cos'è stato? Io ho sentito dormo sotto il letto. Dolcetto o scherzetto? Cosa? Mangiate sul tetto? Mangiate sul tetto? No! Perché dovremmo? Dolcetto o scherzetto? Ah! Oh, la studentessa fantasma! Non era la studentessa fantasma, era Shadow. Ma perché ci ha chiuse qui dentro? Cosa vuole? Non lo so, ma almeno siamo insieme. Già, che bello, mi stai schiacciando. Oh, mi dispiace. Ragazze, dobbiamo avvisare le altre, così ci aiuteranno. Urlate più forte che potete. Aiuto! Siamo qui! Non dobbiamo dividerci per nessun motivo, capito? Sì, capito. Non preoccuparti. Connie, guarda quassù, sull'albero. C'è nessuno? Ehi, un momento. Dov'è finita Connie? C'è decisamente troppa calma qui intorno. Mi chiedo se stiano preparando un altro dei loro scherzetti di Halloween. Ehi, ragazzi! Siamo qui! Aiuto! Niente da fare, è inutile, non possono sentirci. Wow, questo vestito è super carino. Ma sei seria, Lady? Adesso? Che c'è? Trovo sempre il lato positivo. Eccovi un'altra amica. Connie. Un attimo, ci ha rinchiuse tutte dentro l'armadio? Già, ma ci sono tanti vestiti super carini. Lady, te l'ho già detto, non è il momento adatto. Ragazze, restiamo unite. Si sta facendo buio. Il buio sta calando e vedrai le ombre della notte, scoprirai e sentirai la loro malvagità. Ciao fantasma, sei buono o no? Se ci avviciniamo un po' paura avrò, perché sei qui, dovresti andare via. Shadow, Shadow, cosa vuoi? No, 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 fermarci non puoi. Shadow, tu non vincerai. L'amicizia è più forte che mai. Aiuto, siamo qui! Ehi, avete sentito anche voi? Sì, veniva da laggiù. Sono le nostre amiche, dobbiamo trovarle. Ecco c'è Shadow che può spaventare. Con le nostre amiche non puoi più scherzare. Scoprirai che l'amicizia trionferà. Se restiamo unite questo ti batterà. Ciao fantasma, sei buono o no? Se ci avviciniamo un po' paura avrò, perché sei qui, dovresti andare via. Shadow,
cosa vuoi? No, 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 fermarci non puoi. Su, 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 Shadow, tu non vincerai. L'amicizia è più forte che mai. Su, 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 Shadow, cosa vuoi? No, 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 fermarci non puoi. Su, 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 Shadow, tu non vincerai. L'amicizia è più forte che mai. È lei! È lei! Shadow! Shadow! Potere dell'amicizia! No! Ehi, Daisy, ti devo delle scuse. Se non avessimo discusso su quale mostro creare, niente di tutto questo sarebbe mai successo. Devo scusarmi anch'io. Non c'era un'idea migliore dell'altra, erano soltanto diverse. Beh, sembra proprio che finalmente riusciremo a festeggiare Halloween! Sapevo che sarebbe andato tutto bene. Certo, certo, se lo dici tu, Ella. Allora, chi diceva che la studentessa fantasma non esisteva e aveva ragione? Aspetta, stai dicendo che non ci hai mai creduto? Già. Sei seria, Lala? Ma se sei stata la prima a scappare via? Oh, ehi, Daisy! Posso prendere in prestito qualcuno dei tuoi vestiti? Ne hai alcuni carinissimi! Certo che sì! Tutti quelli che vuoi! Sono la studentessa fantasma! Datemi le vostre decorazioni di Halloween o vi porterò nell'aldilà! No! No! Oh, adoro Halloween! Ancora parlato al megafono oggi. Già, starà spolverando la sua collezione di animali di porcellana. Buongiorno, cari studenti. È come se ci avesse sentite. Il presidente del campus è alle Hawaii per fare un corso di surf. Perciò dobbiamo trovare subito un sostituto. Un corso di surf? Oh, certo. Chi verrà eletto avrà il grandissimo onore di farmi da assistente. Riceverà buoni pasto, avrà diritto a frullati gratis e potrà scegliere la musica per la radio del campus. Cibo e frullati gratis! Se siete interessati, lasciate i moduli per la candidatura nel mio ufficio! Essere presidenti è fantastico! Così si può davvero fare la differenza! Io mi candido di sicuro! Anche io! E anch'io! Che cosa? Tutte e tre! Sapete già che vincerò io! Io non credo! Voteranno tutti per me perché sono la migliore a risolvere i problemi! Vi sbagliate entrambe, voteranno per me! Ah sì, staremo a vedere! Interessante! Queste elezioni stanno scaldando l'atmosfera! È grandioso! Abbiamo ben tre candidate! Beh, diamo inizio alla campagna! Ora voterete una presidente che sarà il cambiamento che servirà! Vota Lala! Super divertente! Vota Phoebe! Lei è calma e cool! Vota Jenna! Problemi non avrai! Questo è il momento di votare chi vorrai. Sarà una presidente che non scorderai. Se voterai per me ti insegnerò lo yoga. Sei pronto? Se voterai per me vedrai un po' di magia. Non è fantastico? Se voterai per me tante storie sentirai. In biblioteca! Tante nuove idee per un campus così. Se vuoi una svolta devi dire sì. Oh no, la mia statuina di porcellana preferita è sparita! Mi ricordava tanto la mia gattina! È un pessimo inizio per questa campagna elettorale! La cosa che mi manca di più di lei è quando mi portava le pantofole! Ed era sempre così tranquilla, dormiva sotto il mio letto e mangiava tutti gli avanzi! Non starà parlando della vecchia presidente? Dormiva sotto il suo letto e le portava le pantofole! Io non voglio fare niente di tutto ciò! Ho paura che candidarsi non sia stata una grande idea! Pensate quello che penso io? Miss Collect, non vogliamo più candidarci alle elezioni. Ci ritiriamo. Grazie di tutto. Non così in fretta. Una volta candidate, non ci si può ritirare. Ma... Su, ora basta con le sciocchezze. Mi farete arrabbiare. E voi non volete vedermi arrabbiata, vero? No, certo che no.
Già, come pensavo. Ah, ricordate che domani è il giorno del dibattito. Perciò non dimenticate di consegnarmi la busta con tutte le vostre proposte. Non saremmo in questa situazione se tu non avessi avuto la brillante idea di candidati. L'idea è stata di Phoebe. Non è vero, è stata tua. Bravissime ragazze, continuate a litigare. Così finalmente potrò mettere in atto il mio grande piano per distruggere la vostra sciocca amicizia e farvi espellere dal campus. Oh? E va bene, la mia proposta è di raddoppiare le lezioni. Uniforme obbligatoria per tutti quanti. Vietato ridere e scherzare. In questo modo perderò di sicuro. Questo è ciò che pensate voi? Ma il piano che ho ideato io è molto più geniale. Oh, sono così cattiva! Ecco dove eri finita! Pensavo di averti persa! Ciao, omicina mia! Diamo inizio al dibattito! Jenna è la candidata ideale, ha sempre ottime idee! Oh, non scherziamo, tutti sanno che Lala è la più simpatica! No, la migliore è Phoebe, che fa andare sempre tutti d'accordo! Non capisco che cosa vi sia preso, ragazze, ma... Adesso leggerò le proposte delle nostre tre candidate. Cominciamo con la proposta di Phoebe. Dormire sarà lo sport ufficiale del campus? Inammissibile! Ma non è quello che ho scritto io! La proposta di Jenna è di chiudere la biblioteca e creare un locale pieno di dolci con muri di zucchero filato da mangiare. Ma che razza di proposta è? Cosa? Scommetto che è colpa tua! E la proposta di Lala è di dare un telefono a ogni studente. Ma non sono permessi a lezione! Avete cambiato la mia proposta! Sono tutte proposte grandiose! Ma che gran confusione! Sono sempre io la migliore! E se sono fortunata, vinceranno tutte e tre! Chissà come andrà a finire! Ci siamo quasi, manca soltanto una cosa. Ovvero contare i voti! La nostra nuova presidente è... Un momento... Oh, c'è stato un pareggio! Che cosa, un pareggio? No! Oh! E la vincitrice è... Shadow! Shadow! Ho capito! Scommetto che questa è opera sua! Ok, è ora di mettere da parte la rivalità! Già, adesso dobbiamo unire le forze per sconfiggerla! Forza, ragazzi, fermiamola! Potere dell'amicizia! Basta, non vi sopporto più! Sì! Siamo le migliori! Best friends forever! Oh, ecco la soluzione. La carica andrà tutte e tre, ma farete dei turni, ok? Scusi, Miss Colette, ma non vogliamo più essere presidenti. Esatto, e non ci importa se si arrabbierà. Non ci interessa mangiare i suoi avanzi e portarle le pantofole. Portarmi le pantofole? Ho capito, oggi è il giorno della follia e nessuno si è degnato di avvisarmi. Ma l'ha detto lei al telefono. No, avete frainteso. Non stavo parlando dell'ex presidente. Stavo parlando della mia gattina, che adesso vive con mia nipote. Oh, ok. Beh, allora non vedo il problema nel fare i turni come presidenti, giusto, ragazze? Al campus non ci sono mai state tre presidenti insieme. Tantomeno tre presidenti amiche. Dove sono i telefoni? Già, e le amache per dormire? Vogliamo il locale pieno di dolci. Accidenti, scappiamo! Ehi, tornate subito qui! Miss Colette, non ci abbandoni così! Temo dovrete cavarvela da sole. È l'ora della videochiamata con la mia dolce vicina. Aiuto! Di nuovo insieme. Lady! Svegliati, siamo arrivati al campus! Oh, ho fatto un brutto sogno, sembrava così reale. Ehi, siamo arrivati! È semplicemente fantastico! Lo sai, Connie? Ho la sensazione che qui vivremo tantissime avventure! Andiamo! Ti chiedo scusa! Non preoccuparti!
Hai visto cos'è successo? È una cosa assurda, non si sono neanche salutati. Non capisco, può darsi che... Ciao, Narvi! Ciao, Ella! Ciao! Io me ne vado. Non si ricordano di noi. Forse perché siamo un po' cambiate. Wow, la caffetteria è super cool! E guarda, c'è solo cibo biologico! Ci saranno lezioni di cucina! Non vedo l'ora di aggiungere ricette al mio libro! Ciao, Dreamy! Ciao, Crystal! Non vi ricordate di noi? Giocavamo insieme quando eravamo bambine! Ha detto bambine? Beh, bel modo di cercare di fare amicizia, ma a me non interessano le cose da bambine. Oh, perché non possiamo essere amiche come allora? Dai, non pensare a loro! Noi siamo migliori amiche per sempre! Non rilasso al Best interviste, sono forever. Al campus per rilassarmi! Migliori amiche per sempre! Oh. Oh. Scusami, va tutto bene? Io mi chiamo Daisy. Sì, sì, piacere di conoscerti. Sono Shaq. Beh, allora ci vediamo a lezione. Sì, sicuramente. Ci vediamo in classe. Beh, adesso io devo andare. Ciao. Ci vediamo a lezione. Oh, Shaq. Mi sentite? Sì, immagino che mi sentiate. Vi do il benvenuto al mio campus, cioè al Talent Campus, dove metteremo le ali al vostro talento grazie ai nostri corsi esclusivi e alla mia infinita pazienza. Una cosa importante, ci sono delle regole fondamentali. Non si corre per andare a lezione e niente cellulari al campus. Ah, ci sono sempre delle regole. E adesso cominciamo con l'assegnazione delle camere. Speriamo di essere insieme, 3, dai, Jen, dai! Dreamy e Phoebe. Nella camera numero 2, Ella, Daisy, Stella e Crystal. Ok. Nella camera numero 1, Lady, Lala e Connie. Evviva! È fantastico, con Lala ci divertiremo un sacco! Io scelgo il letto per prima! No, prima io... volete vedere un trucco? Mi piace! È bellissima! E ha un profumo buonissimo! Carta, forbici, sasso per scegliere il letto? Carta, forbici, sasso! Sì, ho vinto io! Scelgo il letto di sopra! Io so fare un trucco! Finito! Che bello! Hai fatto un ottimo lavoro! Anche il tuo lato è molto carino! Guarda, ecco l'ala! Ditemi, è questa la carta a cui stavate pensando? No. Vuoi delle noccioline? Aspettate un attimo, forse era questa? Beh, in realtà scusa, ma non ci hai detto di pensare a una carta. Lala è ancora super divertente. Una cosa importante, se non volete essere rimandati immediatamente a casa, non dovete mai lasciare il campus. E ora passiamo alle buone notizie. Questo pomeriggio ci sarà un grande gioco al campus. I vincitori riceveranno un premio speciale. Dobbiamo vincere, quel premio deve essere nostro. Oh no! Questa volta ci hanno separate! È una cosa terribile! Tranquilla, è solo per questo pomeriggio! E in questo modo possiamo conoscere gli altri e parlarne insieme più tardi! Guardiamo il lato positivo! Oh, va bene! Come ho detto, la prima squadra che arriverà alla fontana con le 3 bandierine sarà la vincitrice! Per trovare le bandierine dovete risolvere gli indovinelli! Il primo è questo! Se la musica è nel tuo cuore, per cantare trova il posto migliore. E ora potete iniziare a cercare. Io dico di cercare sul palco. Ottima idea. Ricordatevi di seguire sempre. Secondo me è l'ufficio di Miss Collette. Non ho intenzione nemmeno di fare un concerto. E se fosse la camera di Daisy, lei sa decisamente cantare. No, no e no. Non voglio cantare, mi voglio solo riposare. D'accordo, possiamo prima cercare in un posto e poi nell'altro. Va bene, cominciamo dalla camera di Daisy. No, dall'ufficio di Miss Collette. L'ho trovata! Sì, grande! Brava! Oh! Che facce buffe avete! È finto, era uno scherzetto. Non è per niente divertente, Crystal. Dobbiamo vincere quel premio. Ah, oh, ma quanto è noiosa! Ehi, guardate, sì, ho la bandierina! Ti prego, Crystal, smettila! Oh, bravissima, Crystal! Oh, ne abbiamo già una! Vinceremo di sicuro! Ehi, qui c'è un biglietto. Se il premio vincere vorrai, nel posto dove gli alberi coprono il cielo andrai. Nella foresta! Andiamo! Deve essere nell'ufficio di Miss Collette. Andiamo, io voglio vincere il super premio! Anch'io, per questo dobbiamo andare nella camera di Daisy. Aspettate, quella è...
Oh, non posso crederci! Ragazze, è una Jelly! Te la sei immaginata? Le Jelly non esistono! Scusate, ma di cosa state parlando? Sì che esistono! Non ve lo ricordate? È una lacrima magica! No, non può essere vera! Qualcosa non va, sembra spaventata! Penso ci stia chiedendo aiuto! È il portale magico del cuore alato! Sì, certo, e io trasformo le cose in gelato come quando ero bambina. Ragazzi, quello è davvero un portale magico, ma per dove? Beh, scopriamolo! Aspettatemi! È fantastico! Guardate, non sono le noccioline di Connie! Oh, un portale magico! È una cosa meravigliosa! Dobbiamo riuscire ad attraversarlo, ma come? Ci sono! Cuore alato, fammi raggiungere l'altro lato! Che c'è adesso? Ti appunto una zanzara o qualcosa del genere? Non ve lo ricordate? Fa un passo di qua e fa un passo di là! Il portale fantasy di luce brillerà! Oh, secondo te dove ci porterà? Lo vedrete! Vi piacerà un sacco! Continua! Ragazzi e ragazze, domani è la giornata della scienza. Ci saranno due eventi molto speciali al campus: il festival musicale per gli studenti e la lezione di robotica con la famosa scienziata Android. Oh, Crystal, tu balli benissimo! Sembri una professionista! Non è niente di speciale! Ascolta, io e Narvi abbiamo scritto un pezzo nuovo e domani lo suoneremo per il giorno della scienza! Ti andrebbe di occuparti tu della coreografia? Ma certo, mi sembra un'idea fantastica! Yuhuu! E vai, ti mandiamo subito il pezzo, allora! Perfetto, verrà benissimo! Una lezione di robotica? Ma è fantastico! Vorrei tanto costruire uno chef robot per le mie ricette di cibo sano. Io uno che mi taglia i capelli. Io voglio un unicorno skater robot. Eh? Oh, non preoccuparti, Rim. Tu sei unico. Non ti serve uno skate. Ciao, ragazze, come va? Ciao, Kristen. Pensavamo di andare alla lezione di robotica di domani per costruirci un robot. Vieni con noi? Certo, avevo qualcosa da fare, ma non me la ricordo più. Andiamo, sono sicura che non è importante. Ci divertiremo! D'accordo, ragazze! Allora domani ci robotizziamo! Non dimenticate i microchip! Che cosa dovevo fare? Concentrati, Crystal! Oh, messaggio di Narvi. Speriamo che il nostro pezzo ti piaccia. Lo ascolto! Ehi, che bella questa musica! Un momento. Questo qui era il brano per... Ah! Crystal, è ora! Andiamo alla lezione di robotica! Ti andrebbe di occuparti tu della coreografia? Ma certo, mi sembra un'idea fantastica! Ho promesso che avrei preparato la coreografia per domani! Ora che scusa mi invento per saltare la lezione di robotica? Forse se... Mi è venuta un'idea. Oh, menti ancora le sue amiche. Questo non va bene. Mi piace. Crystal, ti stiamo chiamando. Ah, sono quassù. Accidenti, hai un aspetto terribile. Stai bene, Crystal? Credo di essermi presa qualcosa. Mi sento molto male. Guardate, sembra che la Jelly voglia divertirsi. Per favore, non è il momento adatto. Ah, mi sento molto male. Dobbiamo andare a dirlo a Miss Collette. Avete detto che ha dei puntini rossi e verdi sulla faccia? Oh, no, non c'è dubbio, è un sintomo della febbre selvaggia. La febbre selvaggia! La febbre selvaggia della foresta è un virus molto strano. Coloro che vengono infettati diventano selvaggi e fanno delle cose strane.
Una volta una ragazza si è arrampicata sull'albero più alto della foresta ed è rimasta lì tutto il giorno ululando come un lupo. L'hanno dovuta portare giù con un elicottero. Apriamo le danze! Ops, i dormitori sono di là. E adesso è il momento di fare le prove. Ehi, chi ha alzato il volume? Non funziona più! Ma che cosa c'è che non va? Con tutto questo rumore mi scopriranno! Aspettate, che cos'è? Viene dalla camera di Crystal, muoviamoci! Crystal, va tutto bene! Che cosa? Solo un attimo fa l'abbiamo vista a letto! Ed era senza energie! È strano! Vuol dire che ha la febbre selvaggia della foresta! Ah, che disastro! Non si ferma neanche così! Crystal! Oh, per fortuna siete arrivate! Sono molto malata! Certo, poverina! Scommetto anche che hai la febbre alta! Ah, lo sapevo! Non sono vere! È il momento di alzare il volume! Come hai potuto, Crystal? Tu ci hai mentito! Che state dicendo? Non riesco a sentirvi, ragazze! Stiamo dicendo che tu sei una bugiarda! Viva la negatività! Grazie a voi il mio potere aumenta! Che cosa succede? Non ne ho idea! I miei piedi si muovono da soli! Vi piace? È la musica della negatività! Crystal, ti senti bene? È la febbre selvaggia! Oh no! Guardate Miss Collette, che modo pazzesco di ballare! Domani non si muoverà! Odio le vibrazioni positive! Vediamo se così rideranno ancora! Aiutatemi, non ce la faccio più! Sono esausta! Aspetta un attimo! Su di te non funziona! Jelly, ci devi aiutare! Devi far smettere la musica! Mi dispiace, ragazze. Non volevo venire alla lezione perché dovevo finire di inventare una coreografia per il giorno della scienza. Non avrei mai dovuto dirvi una bugia. Non importa, Crystal. E comunque, siamo ancora in tempo per la lezione di robotica. Domani sarò distrutta dopo aver ballato così tanto. Eccole lì, io non le sopporto. C'è ancora quella signora. Signora? Io sono Shadow! Qualunque sia il tuo nome, è successo tutto per colpa tua. Dai, ragazze, prendiamola! Potere dell'amicizia! Quella luce! Bene, per fortuna è finita. Allora, vogliamo andare a lezione oppure no? Sì! Robotizziamoci! Non vedo l'ora di conoscere la famosa scienziata Android. Mi hanno detto che ha un braccio meccanico e che sembra proprio un robot. Ehi, Crystal, come va con la nostra coreografia? Mi dispiace, ragazzi. Non è ancora pronta. Tornerò a lavorarci dopo la lezione. Non preoccuparti, il festival è stasera. Vuoi sentire com'è la versione finale? Wow! Ha davvero un bel ritmo! Hanno tutti la febbre selvaggia della foresta! Devo scappare prima che sia tardi! Tieni, l'ho preparato durante la lezione di cucina. Tutti gli ingredienti sono biologici. Ti piace, eh? Te ne porterò ancora. No, Rin! Sai che non puoi venire con me. Nessuno deve vederti. Un Miss Collette ti caccerà dal campus. Appena potrò, te ne porterò ancora. Ora devo andare. Ci vediamo domani, Rin!
Buongiorno, domani è il giorno delle visite, tutto dovrà essere perfetto. Il cibo che ho preparato per i visitatori è squisito. Ricordate di tenere il cibo al fresco nel frigorifero della caffetteria. E non dimenticate, controllate che il frigorifero sia alla giusta temperatura e che il cibo sia tenuto al fresco per i nostri ospiti. 3, 2, 1. Per essere forte, mangia sano e per tutto il giorno sarai un uragano. Ciao ragazzi, avete visto delle mele in giro? Sono giorni che non ne trovo. No, e non sono l'unico cibo scomparso, perché sono spariti anche un bel po' dei miei cupcake. Io invece credo che qualcuno mi stia spiando. Qualcuno con i capelli colorati. Cosa? Sei sicura? Non starai esagerando un po'? Tu come spiegheresti le ombre che vedo dalla finestra? Forse è un tuo fan. Oh, a quanto pare ti piace avere segreti con le tue amiche, eh? Beh, credo che ora mi divertirò un po'. Mi assicurerò che il cavallo venga cacciato e che tu lo segua. I miei cupcake sono spariti! Qualcuno di voi ha visto le mie fragole? E dove sono le mie mele? Qualcuno ci sta derubando! Avanti, ragazze, di certo se dobbiamo catturare il ladro. Bene, è ora di trovare quel ladruncolo. Ci divideremo in 3 squadre e la squadra A controllerà i food truck, la B controllerà le stanze e la squadra C... Sì, eccoci qua! Con noi 3 il cibo è al sicuro! Sì! Cercate di non fare danni, va bene? Ragazzi, io devo andare a... ecco, a posizionare le trappole per il ladro. Rim! Oh, poverino! Devi nasconderti, stanno cercando il ladro che si è mangiato tutto, ti scopriranno! Squadra A, con me! Il ladro deve essere nascosto qui da qualche parte! Squadra B, sono certa che il ladro sia nascosto laggiù! Mi dispiace, sarà soltanto per un po'. Userò dei torsoli di mela per creare una pista falsa in modo tale da depistarli. Poi penserò a un posto migliore in cui nasconderti. Seguitemi, il ladro si trova qui, me lo sento. Oh no, sono già arrivate! Ehi, guardate! Torsoli di mela! Ci siamo, il ladro deve essere qui dentro, andiamo! Lì non mi troveranno! Questo è ciò che credi tu? Ah, è così buio qui! Le tracce portano lì, il ladro deve essere dietro quella porta. Aspetta un attimo, non possiamo entrare, non è permesso. Ma il ladro deve essere lì dentro. Forza, andiamo. Aiutatemi. No, stanno per entrare, devo fare qualcosa. Su, spingete. Dreamy? E ora, che cali l'oscurità. Oh, grande, è andata via la luce! Dreamy, sei tu il ladro! Hai rubato tu le mele! E che mi dici dei miei biscotti? Aspettate, non sono stata io, posso spiegare! Ehi, un momento! Se è andata via la luce, significa anche che... Il frigorifero non funziona! Oh no! Così andrà male! Aspettate un attimo, ragazze, vediamo un po' qual è il problema. Il generatore non è rotto, era solo scollegato! Sì, mistero risolto! Ma come facciamo a sollevare il generatore? Questa è un'ottima domanda. Vediamo. Rim? Oh! Sei davvero tu? Wow, sei grandissimo! Che cosa ci fai qui? È per questo che ho preso le mele, per darle a Rim. Ma non so niente sugli altri furti. Siete arrabbiate con me? No, ma perché non ci hai parlato di Rim? Temevo avreste cercato di mandarlo indietro, perciò l'ho nascosto. Dreamy, Rim è fantastico! Non c'è nulla di male se volete restare insieme. Dite sul serio? Certo! Vi adoro! Forza, Rim, solleva il generatore. Sì, bravissimo! Ce l'abbiamo fatta! L'oscurità inghiottirà il campus e voi non la fermerete. Ancora tu! Quel cavallo non rovinerà i miei piani.
Rim è un unicorno, il più forte di tutti e il più bello di tutti, e ha un grande appetito. Noi lo proteggeremo perché è il nostro amico. Potere dell'amicizia. Di certo è stata Shadow a rubare tutte le nostre cose. Ci dispiace, Dreamy. Tranquilla, è tutto ok. Dobbiamo pensare a dove nascondere Rim. Miss Collect non deve sapere che è nel campus. Oh, il cibo per gli ospiti! Era tutto buonissimo. Il cibo è al sicuro, nelle nostre pance. Guarda, ora funziona di nuovo. Credi finiremo nei guai per aver mangiato tutto? No. Attenzione, studenti, spero sia tutto pronto, perché gli ospiti arriveranno fra 15 minuti. No, che guaio! Questo pomeriggio ci sarà un gioco al campus. I vincitori riceveranno un premio. È il portale magico del cuore alato! Ritorno a Magic Tears. Oh, ma dove siamo? Io sono già stata qui. Anch'io. Mi sembra familiare, ma era più colorato, vero? È proprio come nel mio incubo. Ecco perché la Jelly mi chiedeva aiuto. Ehi, questa era la mia casa. Guarda! E la mia era questa qui. Ne abbiamo fatte tante quando eravamo piccole. Possiamo andarcene adesso? Questo posto è noioso. Sì, siamo state qui quando eravamo bambine, però ormai siamo cresciute, quindi andiamocene. Hai ragione, questo posto non è più come prima, e nemmeno noi. È evidente che siamo tutte cambiate. Cerchiamo Connie e le altre e torniamo al campus. Ottima idea, e poi siamo in testa alla gara. O forse adesso siamo scese al secondo posto. Ah? Un attimo, guardate! Dobbiamo seguire le noccioline di Connie! Andiamo! Connie! 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 Connie, siamo qui! Sei davvero tu! Loro! Mila! Snowy? Ho sentito tanto la tua mancanza! Adesso mi ricordo tutto! Vivevamo a Magic Tears! Non ci vedevamo da tanto tempo! Io vivevo qui vicino, in un bellissimo igloo circondato dalla neve. E poi facevo sempre snowboard, come ora. E io vivevo a Tutti i Frutti Beach. Dovremmo andare lì a berci un cray juice. Ah sì, erano deliziosi. Te lo ricordi, vero? E noi eravamo tutti amiche. Una volta Stella ha baciato Narvi. Sì, me lo ricordo. Non è vero, non se lo ricorda nessuno. Ah, cos'è? Una collana? Per me? Ehi, non litigate. Non importa, Lulu, è il pensiero che conta. Sinceramente mi mancava tutto questo. Anche a me. Dai, basta, Rim, mi hai scambiata per un gelato. Che succede? Perché i colori stanno tornando nel mondo Magic Tears? Non è possibile! Che cosa? Non c'è campo! E ora come faccio senza il mio telefono? Però hai detto che eri stufa delle telefonate e che volevi staccare un po'. Beh, sì, volevo staccare un po', ma così mi sembra troppo. Devo occuparmi di faccende molto importanti. Ora torniamo indietro e andiamo a vincere il nostro premio speciale. Dovremmo vincere noi. Abbiamo una bandierina in più. Solo una bandierina? Non potete batterci. Mi piacerebbe visitare Tutti i Frutti Beach, ma penso che sia meglio tornare ora o non riusciremo mai a vincere. No, non possiamo andarcene, dobbiamo trovare il modo di far tornare i colori. Chi se ne importa di quella gara? Il mondo Magic Tears ha bisogno di noi. Ma non siamo più delle bebè. Allora possiamo risolvere la cosa da adulte. Mettiamola ai voti. Ok, va bene, sì. Chi se ne vuole andare, alzi la mano. 1, 2, 5. Chi vuole rimanere qui, alzi la mano. 1, 2, 4. Lala, cosa voti? Non so rispondere. Lala, non vorrei metterti pressione, però dipende tutto da te. Vuoi che restiamo qui? O che torniamo indietro, così vinceremo il premio speciale? Beh, in effetti direi che siamo praticamente adulte. Non voglio che ci mandino via dal campus e se si accorgono che ci siamo allontanate lo faranno. 6 voti contro 4.
Torniamo al campus. Ma io non voglio. Non mi piace il risultato. Ma è giusto così. E poi chissà, magari possiamo provare a tornare più tardi. Ehi, che cos'era quel suono? Rim, dove sono finiti tutti? C'è qualcosa di strano? Non è niente, è soltanto il vento. Forza, torniamo indietro. No, non è il vento. Questa risata è uguale a quella del mio incubo. Cuore alato, fammi raggiungere l'altro lato. Aspettate! No! Non è il campus! Come andiamo via da qui? C'era un cannocchiale, se non sbaglio. Possiamo usare quello per cercare un altro portale. Proviamoci! Non ci stiamo tutte qui dentro. Non ci credo. Il mondo sembra sbiadito. Davvero? Fa vedere, anche tutti i frutti beach. È terribile, dobbiamo fare qualcosa. No, è meglio tornare indietro subito prima che succeda anche a noi. E come facciamo a tornare indietro, genio? Va bene, calmatevi. Volete toccare la mia pietra che trasforma l'energia negativa in positiva? Ma ci sono altri portali. Prima voglio vedere se c'è qualche parte del mondo che ancora ha colori. Non spingermi. No, non spingermi. Non sono stata io. Nemmeno io. Ehi, stai muovendo il cannocchiale. Ma no! Ma sì, invece! Quella è la foresta di zucchero filato? Oh, Jenna! No! Oh! Presto, la dobbiamo aiutare! Sì, ma come? Oh! Ma certo! Voi fantasy avete i poteri! Io credo di poter trasformare le cose in gelato! Tieni, Phoebe! Gelato speciale in arrivo! E questo è per Jenna! Wow, e voi da dove sbucate? Quante cose state portando? Oh, ti ringrazio, Snowy! Oh, Fay! Pensavo di aver perso queste pietre! Sono meravigliose! Wow, un fossile della montagna fantasy! Grazie, Becky! Devono essere deliziose! Chissà come sta la mia cara Tutti Frutti Beach! Grazie, Lulu! Ne avevo proprio bisogno! Vi ricordate la lacrima magica? Sì, era la cosa migliore del mondo! Per me la lacrima migliore era quella di Tutti Frutti Beach con le jelly sbirichine. Oh, mi mancano tanto, erano sempre contente! Anche a me, ma nella foresta ce n'era una che sembrava preoccupata. Siamo venute qui per lei. Ci hanno sempre fatte stare bene. Questo mondo era speciale. È vero, era tutto meraviglioso e profumato. Anch'io mi ricordo. Eravamo migliori amiche. Certo che lo eravamo! Oh, Rin, così mi fai il solletico! No, non sta andando come avevo previsto. Ma non mi sconfiggerete! È da un po' che non vedo le ragazze. Che combineranno? Continua! Episodio precedente. La risata è uguale a quella del mio incubo. Anch'io mi ricordo. Eravamo migliori amiche. Perché i colori stanno tornando nel mondo Magic Tears? Best friends forever. Mi sto divertendo tanto con voi, ragazze. Sì, anch'io. Ma forse ora dobbiamo tornare. Stiamo avvantaggiando i ragazzi nella sfida. I ragazzi, eh? Soprattutto Narvi, vero? No, intendo tutti i ragazzi, Crystal. E se viaggiassimo attraverso tutti i mondi Magic Tears, forse scopriremmo cosa sta succedendo. Io non voglio camminare. I miei piedi da diva non possono fare un passo in più. Ah, per favore, ma in che mondo vive Daisy? Ora basta, abbiamo votato. Dovete capire che è meglio se torniamo indietro subito o saremo in un guaio enorme. Primi, dai un'occhiata in giro. Non vedi che c'è qualcosa che non va? È tutto sbiadito. A questo punto è evidente che c'è qualche problema in tutti i mondi. E prima di tornare indietro lo dobbiamo risolvere. Sì, giusto. Davvero? Per questo non abbiamo votato. Bello. Di nuovo, la stessa risata del mio incubo. Di quale incubo stai parlando? Ho fatto un brutto sogno e sentivo una risata come quella dappertutto. Forse è meglio non scoprire di cosa si tratta. Possiamo andare adesso? Se avessi la sfera di cristallo di mia cugina Tina, potrei capire cosa sta succedendo e come andarcene via da qui. Sì, andiamo a casa di Tina. Cerchiamo la sfera, forza.
Andate pure, io vi aspetto qui. Oh no, tu vieni insieme a noi. Volare è troppo cool, che bello. Cominciamo a cercare. Guardate, questo è un ciuccio di diamante. Quando eravamo bambine passavamo giornate intere a cercarli. Sarebbe perfetto come ciondolo. Ehi! Preferivo il farfallino, stava benissimo con il cappello. L'ho trovata! Prendila, Phoebe! Magica sfera di cristallo, mostrami che sta accadendo di male. Se serve posso anche fare una verticale. Beh, credo tu debba farla davvero. Sì, ha ragione. Bene, ora vedo qualcosa. Sì, è una mela gigante. Una mela? E dove possiamo trovarla? A tutti i Frutti Beach! Andiamo? In che direzione? Quella è Nila! Andiamo con lei! Oh! Wow! Devo dire che non me la ricordavo così... così... Puzzolente! Deprimente! È davvero terribile! Guarda, ci sono tantissime jellies! Oh, sembrano molto tristi. Dai, fammi andare più vicino, forza! Ancora un po'! E non così tanto, non così tanto! Jenna, vai più piano! Ops, mi dispiace! È una cosa disgustosa! Questa probabilmente era una mela. È impossibile trovare qualcosa qui. Oh no, che cos'è successo? Il lago Lampone è marcito! Vi ricordate quando abbiamo dovuto salvare Mel? Abbiamo bevuto quasi tutto il lago, era così buono! Non come adesso! E quando le jellies si sono intrufolate nella fabbrica? Sì, è stato un disastro, ma ci siamo divertiti a rimettere a posto tutte insieme! Tutta questa amicizia mi fa sentire male! Vi farò smettere di ridere presto! Forse ho fatto un po' la diva, mi dispiace. Siamo ancora amiche, vero? Sì, ma prima è meglio che ti accompagni alla spiaggia, così puoi lavarti un po'. D'accordo. Dobbiamo trovare la mela che abbiamo visto nella sfera di Tina. Ah, no, non ce la faccio più, io mi arrendo. Oh, no! La mela! Ti prego, resisti! Dov'è Jenna? Serve qualcuno che voli! Non c'è tempo, presto! Dobbiamo formare una catena umana! Manca ancora un po'! Coraggio, ragazze, tutte insieme! Dai, forza, dobbiamo resistere! Ci sono quasi! Oh no, il ramo! Tre! Uno, due, tre! L'ho preso! No, Rim! Grazie per averlo salvato, Jenna! Per fortuna stai bene! Grazie, ragazze! Oh, guardate! E le collane! E sono tutti uguali! Wow! Che piazze! Best friends forever! Questa è la mia Tutti Frutti Beach! Tornati i colori! E c'è un buon profumo! Tutti frutti! Cosa vuoi dirmi? Bidò! Ho capito! Adesso possiamo tornare indietro! Certo! Dovevamo solo essere di nuovo amiche e collaborare come quando eravamo piccole! Best friend forever! Anche se non mi spiego ancora quella risata malvagia! Che importa! I colori sono tornati e noi possiamo tornare al campus! Sono sicura che mi mancherai tanto, ma dobbiamo crescere! Non possiamo restare piccole per sempre! A presto, Snowy! Forza! Dobbiamo tornare indietro e vincere il premio! Ma prima di andare posso fare un ultimo volo! Ciao! Ciao. A presto! Fammi sapere se succede qualcos'altro. Vorrei che potessi venire con me, Rim. Sappiate che non è ancora finita. Cosa? Ma quella non era... Ah, ma no. Ciao, Rim. Mi mancherai tanto. Trasformerò il campus in un luogo di oscurità e tenebre. Rim! Rim! Wow! Sei meraviglioso! Ma cosa ci fai qui? Sbrigati, Dreamy! Presto, vinceranno i ragazzi! Se qualcuno scopre che sei qui, dovrai tornare indietro! Presto, devi nasconderti! Forza, siete in ritardo, ma non correte!
Uno, due, tre bandierine! Abbiamo i nostri vincitori! Il premio speciale va a voi, ragazzi! Oh no, c'eravamo quasi! Veramente ne avevamo una! Non importa, adesso siamo di nuovo amiche! Sì, siamo le migliori! E poi, come premio di consolazione, ecco un po' di torta! Un set di trucchi! È questo il premio speciale? Beh, a me piace! A me no! Oh, quello è il nostro premio! Davvero? Allora prenditelo! Oh! Ehi, ora vedrai! Mi piace questo posto! Ho deciso che distruggerò questa amicizia!